cercando di vedere con il professor Salamini, che avete ascoltato questa mattina, perché mi hanno aiutato negli anni a mettere a punto alcuni dei risultati che vedremo nel corso della presentazione. Adesso parleremo di dispersione poliedrica e di coesistenza. Adesso parliamo un po' delle cose sporche che fanno gli organismi geneticamente modificati, nei piani in particolare, e cerchiamo di capire cosa intendiamo dire quando parliamo di contaminazione. Intanto definiamo meglio cos'è la coesistenza. La coesistenza è un principio che è stato voluto dalla comunità europea, che definisce la possibilità che gli agricoltori devono avere di compiere una scelta tra la produzione convenzionale e quella biologica, cioè tra i tre principali regimi di produzione agricola. Questa scelta deve essere libera sia per gli agricoltori che per i consumatori. Quindi tutti i sistemi agricoli devono essere possibili in Europa e la presenza di un sistema non deve precludere gli altri. Con una normativa del 2003 ho sottolineato la parola Europa perché in realtà negli Stati Uniti questo non è vero. Quando negli Stati Uniti un organismo geneticamente modificato, una pianta geneticamente modificata viene approvata, automaticamente può essere coltivata insieme alle piante tradizionali. Quindi non va incontro allo stesso regime di segregazione che invece è proprio dell'Europa. Perché ci dobbiamo occupare di coesistenza di organismi geneticamente modificati? Il gene flow, cioè il trasferimento genico, che vedremo viene per lo più attraverso il polline, può causare le cosiddette superinfestanti. Tipicamente se una pianta geneticamente modificata porta dei geni per la resistenza a un erbicida e li trasferisce a una malerba, un infestante, questa malerba può trasformarsi in resistente a quello stesso erbicida, cioè esattamente l'opposto di quello che vorremmo ottenere. Inoltre vogliamo evitare che le piante GM vadano a colonizzare i cosiddetti rifugi ambientali, zone attorno alle coltivazioni GM dove la biodiversità deve potersi accumulare in maniera naturale, l'entomofauna e gli insetti devono potersi rifugiare da qualche parte dove si devono poter riprodurre. Inoltre abbiamo sentito parlare poc'anzi di prodotti farmaceutici, di prodotti in bianco, vogliamo evitare che questi prodotti, che evidentemente pongono, sono dei rischi, comunque dei problemi per quanto riguarda la loro gestione rispetto alla salute umana, si diffondano a livello dell'ambiente. Vogliamo evitare la diffusione dei transgeni alle piante condotti in regime di agricoltura biologica, o non GM in generale, proprio per essere aderenti al principio di coesistenza, vogliamo evitare la diminuzione della biodiversità e se ci mettiamo per un attimo dal punto di vista delle aziende che producono gli organismi geneticamente modificati, dobbiamo tenere conto che hanno fatto un investimento di 100 milioni di dollari, lo abbiamo visto prima, ed è nel loro statuto quello di tutelare il loro investimento, loro fanno profitto. Quindi la proprietà intellettuale deve poter garantire quindi anche il fatto di segregare questi dati in maniera che il transgeno non si diffonda ad altre culture. Ci sono casi nella letteratura giuridica negli Stati Uniti dove eventi GM si sono trasferiti da piante geneticamente modificate e comprate come tali a piante invece in agricoltura tradizionale e si è avuto, questo ha dato luogo a lunghi procedimenti penali. Le fonti di contaminazione, quindi parliamo di contaminazione, il campo GM dovrebbe starsi separato da quello non GM, ma a volte c'è una contaminazione. Questa contaminazione avviene soprattutto per il gene flow, cioè il flusso genico mediato al polline, oppure per uso di seminatori, raccolgono un anno da un campo transgenico, poi lo portano nel silos dove viene mescolato malamente con poca pulizia con invece semente, granella che non dovrebbe essere GM, l'anno successivo mi ritrovo in campo una miscela di piante geneticamente modificate. Oppure possiamo avere piante infestanti, le chiamiamo anche volontarie, che originano da seguito da parte vegetativa di piante tangenti che sono state inavvertitamente lasciate in campo da precedenti colture. Tutte le attività umane sono poi soggette a errore, quindi la semina, la raccolta, trasporto, magazzinamento, eccetera. Inoltre, le specie selvatiche in alcuni casi possono fungere da serbatoi per la presenza dei transgeni. Quando sono interferiti con la coltura, transgenica o no, fungono da serbatoio e il transgene rimane nell'ambiente più o meno all'interno.
la comunità europea, quando ha dovuto normare, ha dovuto prendere atto del fatto che lei stessa aveva attribuito, cioè aveva assegnato la possibilità di coltivare quantomeno per adesso un evento transgenico, che è il MON-850, presente adesso 17 cultivar di mais italiano, quindi non è trascurabile. Oggi il professor Sanchez ha parlato dei 130.000 ettari di coltivati in Spagna, in totale la superficie maivicola geneticamente modificata in Europa si aggira sui 170.000 ettari, ancora poco, siamo all'1,5% del totale della produzione maivicola, ma in Spagna non è trascurabile, cioè il 20% del mais spagnolo è GM. Quindi la comunità europea semplicemente non poteva trascurare e dire la soglia è zero, la soglia deve essere compatibile con un regime di coltivazione ed è stata fissata allo 0,9%. Questo è il massimo di contaminazione ammesso in comunità europea per gli eventi che sono stati definiti autorizzati. Ci sono eventi che abbiamo visto anche poc'anzi, sono stati autorizzati in altri posti, e allora per questi è 0,5%. Per eventi che invece non abbiano avuto da nessuna parte autorizzazione, la soglia è 0%. Tutte queste soglie hanno un valore economico, il loro mantenimento costa all'agricoltore e costa anche agli stati. Pulire tutta la filiera, diciamo, di produzione della canella costa, il mantenere segregate spazialmente colture GM e non GM costa, perché sulla stessa quantità di superficie posso coltivare meno. Quindi bisogna attuare misure di gestione praticabili volte a minimizzare il rischio di commissione, ma a mantenere un costo tollerabile dal punto di vista agricolo. Adesso vediamo come si fa a misurare questa dispersione polinica, che abbiamo visto essere uno dei principali fattori di contaminazione. Si può o misurare direttamente il polline a varie distanze e altezze, quindi nello spazio, dello sorgente del polline, è un metodo molto diretto, abbastanza crudo. Oppure si possono misurare i livelli di cross fertilizzazione, cioè di impollinazione incrociata, a varie distanze dalle emettitori di polline, o attraverso un'analisi di caratteri fenotipici oppure di caratteri molecolari, sia proteine che materiali molecolari. Da tutto questo, quello che si vuole arrivare alla fine ad avere è un modello per aiutare tutti gli anni, tutte le volte, di dover fare esperimenti costosi che occupano spazio, eccetera. Vogliamo modellizzare per capire. Quello che influenza il gene flow attraverso il polline sono vari fattori. Una è la distanza tra gli emettitori, che è certamente triviale, e le zone buffer, cioè come possono essere confinate le piante che emettono il polline. La temperatura e l'umidità che influenzano la longevità e la fertilità del polline, il vento e gli insetti che sono i principali trasmettitori del polline, in pollinazione atmosfera e micromorfica rispettivamente, la varietà. La genetica influenza, per esempio, la recettività della parte femminile del fiore dello stigma e la sindrome di fioritura, lo vedremo nel dettaglio tra poco. L'approccio analitico è quello di andare a misurare il DNA. Adesso vi leggo la definizione. Permette di esprimere i risultati in termini di numero di sequenze di DNA transgenico per sequenza propria della specie calcolata in termini di genomica forma. Nel dettaglio. Allora, qui analizzeremo. Analizzeremo una contaminazione di mais e la possiamo vedere in due sistemi diversi, da un punto di vista di una caratterizzazione morfologica, cioè in cui andiamo a vedere la percentuale di granella diversa, chiamata xenia, su una spiga, e vedremo come questa granella ci dice immediatamente qual è la percentuale di contaminazione. Immaginate che il blu è il contaminante, il giallo è il normale, il numero di granella blu che vediamo ci dice immediatamente quanta contaminazione, quanto flusso polinico abbiamo visto. Se invece vogliamo andare a fare un'analisi del DNA, la situazione si complica un po', perché la granella del mais non è omogenea in termini di DNA. La parte esterna, il pericarpo, è diploide, cioè ha due coppie del genoma, tutte e due di origine materna. La parte interna, la maggior parte, circa l'80% della granella, è triploide e ha due coppie materne. L'embrione ha una coppia del genoma materno e uno materno. Quando andiamo a fare l'analisi del DNA, inevitabilmente andiamo a contare quante coppie del genoma abbiamo.
E se il genitore che portava il transgene era la mamma, ci troveremo un numero di coppie di genoma maggiore, per esempio il sperma ha una doppia coppia di genoma, rispetto al caso in cui invece il transgene è portato dal padre. Tutto questo lo sto dicendo per dirvi che la misurazione della contaminazione non è una cosa immediata, e a volte i dati che vengono riportati in letteratura e poi reclamati dai giornali sono tra di loro in effetti non confrontabili. Bisogna sapere esattamente quello che si è fatto, come lo si sta facendo e da dove arriva il transgene. Solo combinando tutti questi dati in maniera, diciamo, consapevole, si riesce a sapere esattamente qual è il tasso di contaminazione. Parliamo adesso di alcune specie in particolare. Il mais è una specie allogama, cioè ha bisogno di fertilizzazione incrociata, è monoica, porta i semi, porta i fiori maschili e femminili sulla stessa pianta, anche se separati, è protandra, cioè comincia a produrre prima il polline di quando non sia fertile invece la parte femminile. Il polline per inciso viene prodotto dalla parte alta della pianta, quella che si chiama normalmente, cioè totalmente pannocchia, la parte bassa che si chiama spiga, che invece quella che noi chiamiamo di solito pannocchia. È una specie quindi che per natura va incontro a cross con il tipo di nazione, quindi si adatta benissimo a questo tipo di studi. Per di più in Europa è l'unica tradizione. Il polline del mais è molto grosso, non vola tanto, benché sia anemofila non vola tanto, perché tende a cadere quasi, diciamo, in prossimità della pianta. Ma ne fa tantissimo, circa 10.000 a 1 è il rapporto di grani pollinici rispetto alle sete, che sono le parti che producono dalla spina, e si calcola che circa 200 milioni di grani pollinici vengano prodotti nel corso della fioritura, che dura circa una settimana, da un metro quadro di campo di mais in continuazione. Quindi la quantità sicuramente no. Come si fa a misurare il ginfio di mais? Si va a vedere tipicamente la granella segna. Qui vediamo una spiga in cui si ha semi bianchi e gialli, un esperimento che abbiamo condotto, che vi mostrerò più in dettaglio. Ma si può anche andare a vedere la principale indicante segna, cioè che hanno un fenotipo diverso. Nel caso del CM è molto semplice: se ho una pianta che porta un transgene per la resistenza a un erbicida, spruzzo l'erbicida, quelle che resistono evidentemente sono piante che hanno ricevuto il transgene, quindi sono contaminate. O la percentuale di DNA, come abbiamo visto prima. Perché abbiamo scelto di fare esperimenti in mais? Innanzitutto perché ce n'è tanto in Italia, il 50% della produzione di cereali è maicola e abbiamo 1,3 milioni di ettari, e poi perché ha questa enorme capacità di diffondere il polline, quindi come modello di gene flow pollinico è perfetto. Soia, colza, cotone, abbiamo visto essere le altre culture transgeniche che la fanno la padroni in Italia, sono decisamente meno importanti. Inoltre, ribadisco, in Europa non sono state ancora approvate. Gli esperimenti che abbiamo condotto in Val Padana avevano alcuni obiettivi. Uno era rilevare l'outcross, cioè l'impollinazione incrociata a diverse distanze dal vettore, e poi cercare di capire meglio quali strumenti agronomici si potevano sviluppare per contenere l'outcross. Abbiamo monitorato accuratamente temperatura, umidità e soprattutto il vento con delle colonnine, con delle stazioni agrometeo, e abbiamo fatto alcuni campi. I campi di cromatico tipo 1 erano degli appezzamenti abbastanza grossini, mezz'etta o più o meno, con al centro un mais giallo, vedete anche la figura qui di lato, al centro un mais giallo circondato da mais bianco. Il mais bianco in questo caso faceva da ricettore delle polline del nostro esperimento. Quindi tutte le volte che si vedeva della granella gialla su uno sfondo bianco, schiva bianca, gli potevamo dire questo è un evento di prossima pollinazione. Altri tipi di campi erano quelli in cui il mais giallo al centro risultava separato da dei corridoi privi di coltivazione, come vedete in questa figura, a misure incrementali 17-34 metri. Quindi quello che si voleva fare qui era studiare l'effetto della mancanza di coltura, cioè un corridoio per il primo di coltura. Ci siamo anche detti, andiamo a vedere come funzionano le zone buffer, quindi non solo corridoi primo di coltura, ma zone che rappresentassero
il ricevente all'interno della parcella dell'emettitore stesso per vedere quale fosse l'influenza. L'ultima cosa che abbiamo potuto vedere era l'effetto della sfasatura di fioritura, è uno dei parametri che abbiamo visto essere importanti nel definire quanto può essere significativo l'outcross. Abbiamo un emettitore di mais rosso al centro e intorno abbiamo una linea isogenica, cioè che ha la stessa fioritura, e delle parcelline, queste sono campi un po' più piccoli, delle parcelline che possono essere o tardive o precoci rispetto all'emettitore. Non vi sto a tediare col campionamento, perché sono stati fatti campionamenti statisticamente significativi, ripetizioni, molteplici località della pianura padana, questi pallini qui sono i punti dove li abbiamo fatto, abbiamo dunque tutti i campi, li abbiamo disposti in modo diverso rispetto alla direzione prevalente dei venti. Abbiamo potuto dire, prima di tutto ha funzionato, la sfasatura era quello che ci aspettavamo, quindi siamo riusciti a mantenere le condizioni agronomiche in maniera che, in maniera riproducibile nel corso del tempo, la sfasatura del mais era come era. Qui vediamo gli esperimenti 1, dove c'è il mais giallo, queste sono due località, ma concentriamoci sulla media, che è questa. I colori più intensi significano contaminazione elevata, quindi siamo ancora al 20% nei primi metri. Bisogna scendere oltre i 12 metri dall'emettitore per cominciare a vedere valori sotto la soglia dello 0,9%. Abbiamo visto anche degli hotspot, delle zone lontane, che presentavano dei livelli molto elevati di contaminazione. Tra un attimo vedremo perché. Campi di tipo 2, con il buffer all'interno, ci dicono che se mettiamo una percentuale di piante che emettono un polline come quello del ricettore all'interno del donatore, diminuiamo l'importanza della nuvola pollinica di queste piante e quindi riusciamo ad abbattere fino ai primi metri la contaminazione. La stessa cosa vale anche per i campi di tipo 2, dove abbiamo questi corridoi che separano, si vede come in questo caso la distanza permette di avere un abbattimento della soglia già dai primi metri del campo. A noi interessava modellizzare tutto, quindi quello che abbiamo fatto è stato prendere i risultati che vedete rappresentati dagli istogrammi e tradurli in un modello matematico che fosse in grado non solo di predire il comportamento della diffusione pollinica in quella distanza, ma anche con altri parametri, temperatura, velocità del vento, eccetera. La curva, quella che vedete rappresentata in tracciato, indica proprio una modellizzazione ed è in ottima agreement con quello che abbiamo osservato nel visto. Ci dice anche che se ci mettiamo sotto vento, riusciamo ad avere il pollen qua più lontano. È tutto molto intuitivo, onestamente, ma finché non produce un modello che ti permette di predire, non può essere definito probabile. Lo stesso è stato fatto per gli altri tipi di campo, in cui ancora una volta il modello permette di dire arrivi a queste distanze e sei sotto la soglia, così come hai osservato, quindi il modello che osservavi era uguale. Per quanto riguarda la sfasatura, abbiamo potuto predire e osservare che sopra i 5 giorni di sfasatura nella fioritura, quindi le due piante fioriscono in momenti diversi, sopra i 5 giorni si ha un valore significativo in termini di riduzione della contaminazione, si va a ridurre del 25 o del 50% la fioritura. Quindi, riassumendo, l'outcross in mais è influenzato dalla sincronia della fioritura, dalla distanza, la temperatura, l'umidità relativa, la velocità del vento, eccetera, eccetera. Tutti i fenomeni che noi abbiamo voluto misurare e confermare, ma che sono noti ai breeder del mais da sempre. Quindi quello che noi stiamo dicendo è che il breeding del mais tradizionale, che vuole mantenere in purezza la linea di mais prodotta per fare l'ibrido piuttosto che per fare il mais della specialità, quelle caratteristiche agronomiche e quelle modalità di mantenimento in purezza possono essere le stesse e utilizzabili per il mantenimento della coesistenza, quindi della segregazione tra piante GM e non GM. La nulla pollinica in particolare, abbiamo visto, è fondamentale. Per darvi un'idea, quando si hanno dei campi, degli appezzamenti di ricevente del pollen che sono molto piccoli,
attrezzamenti circostanti. In questo caso bisogna mettere in atto tutte le gli accorgimenti agronomici, separare, eccetera. Se il ricevente è sopra i 5 ettari, la sua nuova politica è già talmente grande che la contaminazione è praticamente nulla. Diventa importante mantenere una stretta osservanza delle misure di distanza, soprattutto quando, nel caso del brevi tradizionale, si va a fare il mais da seme, però in quel caso la nuvola pulinica è bassa perché sono campi disegnati per avere una piccola nuvola pulinica, in quel caso allora bisogna essere molto accurati nel mantenere le distanze. Il riassunto generale ci dice che dopo 60 metri il polline cade, a 300 metri non si vede grossa impollinazione. 200 metri sono sufficienti per mantenere una grossa impollinazione dello sotto lo 0,1%, quindi molto sotto la soglia prevista dall'Europa. In tutto il mondo, grosso modo, 300 metri è lo standard di segregazione per la produzione di semi libera nella cura. Se manteniamo questi standard siamo molto sotto le soglie previste dalla comunità europea. Un altro problema che potrebbe esserci, nel caso specifico del mais transgenico, è il fatto che il transgeno va a incistarsi nella popolazione selvatica. Il selvatico del mais è il sintetico. In Europa non ce l'abbiamo, lo vediamo nella parte bassa della figura, quella spia nerina è il teosino. Quindi, per stare sotto lo 0,1%, già l'utilizzo delle pratiche agronomiche correnti è sufficiente, non dobbiamo preoccuparci del teosino. La colza, facciamo un altro esempio, la colza, Varassicanatus, è un autoimpollinante, per lo più può arrivare a un 30% di off-cross, è un'entomofila. La faccenda dell'entomofilia è un po' un problema dal punto di vista modellistico, perché non si riesce a modellizzare il pollo dell'ape o non si riesce bene a capire quali sono i meccanismi, diciamo, dal punto di vista meccanicistico, che governano la dispersione del polline in questo modo. Si sono viste dei trasferimenti fino a 4 km, la maggior parte delle api però vola per pochi metri, cioè bottina entro pochi metri, quindi difficile da dire. Il problema della colza è che può formare delle popolazioni ferali temporanee, cioè con delle piante selvatiche che fungono, come dicevamo prima, nel serbatoio, e dare origine a delle piante spontanee in campo che derivano dall'anno precedente. Se non vengono mantenute delle strette pratiche agronomiche di pulizia, saccatura manuale, quindi pulizia manuale del campo, si può andare incontro ipso facto ha una contaminazione di GM sopra lo 0,9%. Gli infestanti tuttavia possono anche restare in campo e formare quello che si chiama la seed bank del campo stesso e ricomparire fino a 10 anni dopo, quindi ancora una volta stretto controllo agronomico e fenomeni di progressione con la seed selvatico sono possibili e bisogna stare molto attenti. Per adesso 10 metri sono le distanze previste per i campi GM e OGM per avere sotto lo 0,5% di grossa fertilizzazione e ci sono una serie di attività che bisogna mettere in atto dal punto di vista agronomico perché questo sia vero. La tiro un po' corta perché sono sicuro che in questo momento voi preferireste mangiare la colza vista l'ora piuttosto che sentire che sta facendo. Quindi il messaggio fondamentale è: occorre che le pratiche agronomiche siano severe affinché si mantenga una potenzialità di contaminazione sotto lo 0,9%. Probabilmente lo zucchero era un altro potenziale organismo GM, non in Europa, è biennale, tipicamente si raccoglie il primo anno quando non è ancora andata a fiore, quindi problemi grossi non c'è. Purtroppo a volte va a fiore al primo anno, quindi dà luogo a fioritura anticipata. E nella maggior parte dei casi, essendo autocompatibile, va incontro a grossa fertilizzazione. Inoltre è interfertile con alcune forme selvatiche, la marittima tipicamente. Cosa si può fare? Bisogna ancora una volta mettere in atto pratiche agronomiche di contenimento e degli infestanti e della fioritura anticipata della specie. Quindi pulire bene i campi è il punto. La soia, che è una superficie enorme, che riguarda la soglia transgenica e arriverà a risultare anche in alcuni stati europei, soprattutto con l'ultima normativa, però ha dato più problemi perché fa
fa tutto di nascosto e cristallina, il 99% cristallina, praticamente non dà luogo a fertilizzazione cruzata, hanno messo le piantine di soia in tunnel del vento, le hanno sottoposte a velocità da jet, non è sciopolino. Quindi dopo un metro dalla sorgente, sostanzialmente non c'è più pollen, queste sono le distanze raccomandate in Brasile, USA e Cina, 10 metri, 20 metri di separazione tra i campi. Il riso è in Cina è quello che la fa da padrone. Hanno fatto uno studio in Cina e durato 12 anni, alla fine di questi 12 anni è uno studio che diversamente da quello che vi ho presentato che abbiamo fatto noi in Italia con il mais transgenico. Il mais marcatore, qui hanno usato il riso transgenico e hanno visto in 12 anni che il transgenico era sotto lo 0,79% in media, sempre. Si sono chiesti quali sono i partner del transgenico in diversi tipi di riso, quali sono i fattori che influenzano il transgenico, come facciamo a controllarlo, e hanno osservato sostanzialmente che le distanze dove si osservava il genitore erano veramente permettevano di considerare trascurabili, cioè per esempio qui vedete che nel caso di easy liberty si avevano un 0,001% di transgenitore a 30 metri, quindi grosso modo è trascurabile. Inoltre, se consideriamo gli ibridi con le varietà di Oriza del Tricolo, che è un manifestante, si vedeva che scomparivano dalla popolazione media nel corso degli anni perché avevano una bassa fitness. Quello che hanno notato però era che alcuni tipi di evento GM influenzavano la capacità di forza di fertilizzazione. Questo apre una riflessione ulteriore. Se vero il riso potrebbe essere vero anche in altre specie. A seconda del tipo di evento GM bisogna riuscire a modellizzare in maniera diversa la potenzialità della cross-fertilizzazione. Alcuni eventi potrebbero essere favorire la cross-fertilizzazione. Quindi bisogna conoscere esattamente l'evento, sapere come funziona sulla biologia della pianta e eventualmente mettere in atto ulteriori misure di controllo. La misura è di 10-30 metri e questa è ritenuta sufficiente. Due parole per concludere. Il ginfio non è un male di per sé, è sempre esistito, è una pratica, viene gestita dalle pratiche agronomiche tradizionali. Occorre sicuramente regolamentare quello relativo alle piante di ginfio. La tolleranza zero, cioè zero contaminazione, è incompatibile con la definizione di coesistenza a livello europeo ed è incompatibile con il fatto che abbiamo in Europa gli organismi geneticamente piante e geneticamente modificati. Le soglie che sono imposte dalla comunità europea sono stringenti e sono rispettabili considerate le pratiche agronomiche.